Mister Dipinto, è appena finito il match, purtroppo concluso per 3-1, nessun punto ma una pallavolo spettacolare anche da parte della gioiella Prisma Taranto. Beh sì, è stata una bella partita, peccato non abbiamo preso punti, però credo abbiamo fatto un buon match. Non sono contento perché, però c'era da dire che non abbiamo avuto tante chance. Loro sì, primo set, poi dopodiché loro hanno macinato tanto gioco, noi siamo stati bravi, forse secondo me nel secondo set alla fine con un pizzico di fortuna potevamo provare qualche altra cosa, però poi dopodiché loro hanno tenuto un ritmo molto alto e noi abbiamo fatto un po' di fatica, pur facendo della buonissima pallavolo e in certi momenti anche un gioco spettacolare. Ecco, un ottimo rientro di Tommaso Stefani e si è aperta anche la possibilità quindi del doppio cambio che ha comunque sortito ottimi effetti. Sì, e io proprio a quello mi riferivo, il doppio cambio è stato molto buono nel secondo set, però nel doppio cambio abbiamo avuto una bella palla che l'abbiamo persa purtroppo e quella era una palla, è stata una palla molto importante e poi l'abbiamo pagata questa cosa qui, diciamo, in quel set lì, perché loro ogni minima nostra difficoltà l'abbiamo pagata. Sono stati bravi, pazienza. Momento positivo di gioiella Prisma Taranto, adesso si troverà ad affrontare Milano nel prossimo match. Che partita si aspetta? Beh, Milano è un'ottima squadra, sarà una partita durissima e noi proveremo a giocarcela tutta come abbiamo fatto questa sera, cercando ancora più convinzioni perché vogliamo far punti. Allora non è facile, ma Milano è una squadra, diciamo, che sappiamo che livello di gioco ha, ma noi stiamo cercando di elevarci, di avere capacità nel rischiare, di fare, eccetera, eccetera. E poi ci sarà il fattore campo comunque. Beh, quello ancora di più, dobbiamo provarci con tutto noi stessi. Grazie mister, buon proseguimento. Grazie a lei, grazie a lei.